Senatrice Bono, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Senatori, senatrici, Governo, il decreto in discussione prevede una serie di misure volte a rafforzare la sicurezza nel nostro Paese. Quella sicurezza, richiamata più volte nella prima parte della nostra Costituzione, è inserita nelle materie di competenza legislativa esclusiva statale nell'endia di ordine pubblico e sicurezza, per indicare la materia che attiene alla prevenzione dei reati e al mantenimento di quel complesso di beni giuridici fondamentali e interessi pubblici primari sui quali si regge la civile convivenza nella comunità nazionale. Si interviene quindi con norme che dispongono il rafforzamento di presidi di legalità e stanziamento di risorse, affinché le nostre forze dell'ordine possano operare in condizioni adeguate e restituire una maggiore serenità al nostro vivere civile. È un preciso dovere istituzionale e morale prodigarsi per garantire l'ordine sul territorio nazionale e per assicurare ciò si prevede, accanto a norme dispositive di misure espansive volte a rafforzare l'operato delle nostre forze dell'ordine, dei giovani al servizio dello Stato e di tutti noi, pronti a sacrificare la propria vita, anche una serie di inasprimenti delle sanzioni e delle pene per chiunque non intenda osservare le disposizioni imposte dal nostro sistema normativo in tema di sicurezza e di prevenzione, che mai contrasta con le convenzioni internazionali e le regole di osservanza dei trattati, se non per mezzo di abili strumentalizzazioni da parte di chi, utilizzando la disperazione dei migranti e imbarcandosi insieme a loro al solo scopo di recuperare credibilità agli occhi dell'opinione pubblica, mira a stravolgere il senso, il fine e anche l'oggetto dei provvedimenti del Governo. Non intendo per questo sottrarre la discussione alla questione migranti. Le tragedie a cui assistiamo da anni ormai nelle acque del Mediterraneo non sono assolutamente imputabili a una politica di governo che mira solo a regolamentare i flussi, che indiscriminatamente e in violazione a norme internazionali e nazionali avvengono con accondiscendente regolarità verso il nostro Paese. I drammi a cui abbiamo assistito non sono avvenuti certo per i maggiori controlli esercitati nei nostri porti, ma forse, ripeto, forse, perché per troppo tempo quegli stessi porti, sempre aperti, senza i dovuti controlli, hanno alimentato il passaggio dei cosiddetti taxi del mare, spesso in mano a falsi salvatori, ingannando migliaia e migliaia di uomini che, pensando di raggiungere l'Italia facilmente per dare una svolta migliore alla loro vita, in realtà la vita la perdevano durante la traversata. D'altronde, se l'approdo in Italia è veramente così difficoltoso come si vuole far credere, attaccando in ogni occasione le decisioni assunte solo per la tutela di tutti, non si riesce a comprendere perché queste organizzazioni che lavorano prioritariamente al trasporto dei migranti e che navigano ben attrezzate per il soccorso dei cosiddetti naufraghi non dirigano le imbarcazioni anche verso altri porti, come per legge, preferendo insistere verso l'Italia, stazionando per numerosi giorni in prossimità delle nostre coste, pronte poi a gridare alla disumanizzazione quando ai loro giorni non considerati, si dice perché utili ai fini umanitari, se ne aggiungono altri, sempre per legge ed esclusivamente per questione di rispetto delle regole, volte non solo ad evitare l'immigrazione clandestina, ma proprio per attuare una maggiore tutela umanitaria. Quanto fin qui sostenuto non è e non vuole essere un esercizio di cinismo. Questo Parlamento e questo Governo non sono insensibili di fronte ai morti in mare e alle questioni dei diritti umani. Ma oggi, pur riconoscendo la centralità del Parlamento, unico legislatore, appare necessario un intervento normativo indifferibile e urgente, in considerazione degli scenari geopolitici internazionali che rischiano di riaprire l'ipotesi di nuove ondate di migrazione. Ipotesi da non sottovalutare durante il periodo estivo, quando si registrano picchi massimi di partenze di imbarcazioni cariche di migranti,
con forte rischio anche di infiltrazioni di cellule terroristiche che agiscono gravemente sulla nostra sicurezza comunitaria. Non si può consentire la persistenza di un sistema migratorio illegale dove uomini, donne e bambini sono vittime paganti e inconsapevoli di un traffico immorale. Siamo sempre stati pronti a condividere un programma di solidarietà, frutto di un sano confronto, e disponibili a collaborare con gli Stati europei per garantire la tutela e la sicurezza di quanti versano in condizioni di bisogno, al di là delle situazioni di effettivo diritto, per le quali già la normativa italiana dispone ampie tutele di favore. La fiducia di oggi è un dovere per ridare la giusta dignità alle nostre istituzioni. In quest'ultimo periodo abbiamo assistito al disconoscimento pressoché immune da sanzioni dell'autorità delle nostre forze dell'ordine in aree di competenza nazionale. Di fatto, un disconoscimento della nostra dignità di Paese Italia. Infatti, mentre i nostri connazionali si prodigavano a fornire assistenza umanitaria e cure, la vita di nostri uomini dello Stato nell'esercizio dei propri doveri veniva messa a rischio dallo speronamento fortuito da parte di chi, consapevole dell'impunità, non obbediva deliberatamente ad un ordine di divieto. Possiamo allora discutere su modalità alternative di intervento, cercando insieme delle soluzioni, ma non possiamo consentire indifferenti, e questo sì richiama in me un problema di coscienza, la violazione delle disposizioni delle leggi esistenti, che prescindono dal decreto, senza predisporre adeguate misure di contrasto ad atti di illecita arroganza travestita da buonismo e senso del dovere. L'Italia deve avere il giusto riconoscimento in campo internazionale ed europeo e deve continuare ad esercitare con la dovuta serenità la solidarietà verso tutti i popoli, quella solidarietà disinteressata che non abbiamo mai fatto mancare e non faremo mancare. Solidarietà che ci ha sempre contraddistinto agli occhi di tutte le nazioni, e perché continui ad essere così, ritengo sia necessario accordare la fiducia al nostro governo votando convintamente sì al provvedimento. Grazie. Grazie, senatrice Bono.